Qua. Allora, si stava dicendo Marchisio. Marchisio, boh, le ultime voci, sembra che proprio il Manchester United di cui si parlava prima lo vorrebbe, dicono, addirittura per 30 milioni di euro. Sinceramente, 30 mi è vero che Marchisio è prodotto del vivaio, quindi Sì. juventino, eccetera, però penso che se fosse tutto vero, Ah 30 no, milioni, ecco. certo, sarebbe un buon affare. A me dispiace perché mi ricordo ancora anche quel famoso gol contro l'Inter che ci ha risolto quel problema anni fa, ti ricordi? Eh Fu sì. bellissimo. Ma anche a Bologna. E quindi a me piace come giocatore, però indubbiamente è vero che dopo l'infortunio probabilmente anche lui non è più riuscito a inserirsi bene e poi ha trovato di fronte un centrocampo che gli chiude. Attenzione, è lì, dottore, che se ti ricordi, prima che iniziasse il campionato era già Era già lì, lì, era sì. È già lì. vero. Poi c'è da Parlavano dire, del Monaco. c'è anche un fatto molto importante, che forse questi soldi qua non li prenderebbero più. Ah no, certo. No, ma poi se bisogna fare una campagna acquisti per la Champions, è chiaro che qualcuno bisogna venderlo. A quel punto, anche se a me piace Marchisio, tra Pogba e Marchisio, a quella cifra lì venderei Marchisio. Io volevo Assolutamente. coinvolgere i telespettatori, no? Perché io ho un anno che ne parlo, no? Vorrei parlare di Immobile, perché io è da un anno Sì. che dico che è da Juventus. Non adesso, perché è da No, è una, vero, è è vero. dopo il Pescara che io dico che è da È Juventus. vero. Ora lì il discorso è, la Juventus se lo vuole il Torino o lo vuole qualchedun altro prenderà dei bei quattrini, perché è chiaro che è molto salito il prezzo, perciò il Torino se lo vuole deve sborsare dei bei soldi, il Torino. Per me è da Sinceramente. Juventus, lui sicuramente. Andiamo a trovare gli altri, ma Quello sì. io lo prenderei. Parlavano invece di, parlando del Vorrei Toro, chiedere ai telespettatori la loro parlavano di opinione. Cerci più che di Sì, Immobile. ma anche un'altra di queste notizie che girano. Alessio Cerci, cercato dalla Juventus, sarà vero o non sarà vero? Però Per sono due ruoli giugno, un po' diversi tra direi. Immobile e Cerci, Sì, quindi. diciamo che noi abbiamo bisogno di esterni prima di Sì. tutto, oggi come oggi, anche perché stiamo adattando, voglio dire, Lichtsteiner terzino sta giocando come esterno di centrocampo, anche bene, per carità, è Lichtsteiner mi bravo, piace cioè è un grande tantissimo, giocatore, chiaro. però Sarà indisciplinato, come dicono spesso, che fa arrabbiare sì, Conte, ogni però poi secondo me però è tremendo, ce ne perché fossero. litiga con tu l'altro giorno, ha fatto una di quelle girate a Bonucci dopo aver sbagliato, in effetti ha fatto quell'erroraccia a centrocampo da ucciderlo. Sì, Beckenbauer. ma è vero, proprio ha sbagliato proprio in modo clamoroso e quando poi è finita l'azione è andato lì Lichtsteiner. Ma perché L'abbiamo Bonucci visto dovrebbe davanti a noi. limitarsi a fare le sue cose, invece a Ma lui ha volte fatto lui. così, E le sa fare le Sì, sue le sue cose le cose. sa far bene. È Se bravo. però ricordiamo che Io le ho anche chiamate le col bonucciate, non le Galatasaray cassanate, il le primo gol bonucciate. è Eh stato un sì, regalo suo, ecco. Quindi esterni, beh, sì, tu dici Immobile, ma Immobile però quando? A giugno, tu dici, se Sì. No, no, rientrasse noi attaccanti non ne abbiamo bisogno, anche se lui è un esterno. Lì piuttosto devo dire, a questo punto deve vedere ancora se contare no, su Pepe o no, perché sarebbe quasi ora adesso, Pepe è eh. un bel Tu che mistero, sei un perché medico, anche se un altro sì, anche se in un altro campo, in un ma altro insomma. campo, facendo il medico Cosa dici sportivo anche, secondo ma te? bisognerebbe vedere. Ci sono diverse voci su Pepe, sia sull'infortunio, sia su problemi magari anche, non dico caratteriali, ma di comportamento, eccetera. Quindi non si sa bene che cosa abbia adesso. Adesso hanno provato a farlo rientrare. Il Sì. problema è che è più di un anno e mezzo ormai che è fuori. Dal Lui è da luglio, da metà luglio nell'amichevole a Bari. 2012, però. Sì, Esatto, sì. nell'amichevole Quindi a Bari, diventano un anno e nell'amichevole a mezzo. Un anno e Bari, mezzo, sì. che praticamente era un campo perché lì il Bari ha dei problemi economici, ha dei problemi, lo stadio con, io li so questi qua, con il sindaco che non spende soldi, poi vuole affitto alto, insomma non fanno spese di terreno, lì c'era un terreno sabbioso e lui ha fatto questo infortunio Però adesso grave. diventa un anno e mezzo, cioè Poi è con la riabilitazione e ricaduto tutto. Eh sì, ha avuto. dove si era Eh cicatrizzato sì, e e poi è insomma. stato anche operato e insomma sì, I tempi di il suo recupero ormai recupero, sono, cioè, beh, dovrebbero essere terminati, quindi in appunto. teoria dovrebbe riprendere. Non lo so, Bisognerà vedere, dipende. magari lo metterà, lo schiererà in campo in partite meno, tra virgolette, meno importanti, che Potrebbe poi sono essere anche tutte un problema importanti. psicologico, Comunque sono esatto. 18 Dopo mesi, l'infortunio così, magari 18.
psicologicamente non riesce ancora a ingranare, lì certo. Lo vedono solo già loro in allenamento. L'ha anche tenuto perché fa molto spogliatoio, lui cosa dicono, è molto bravo. Sì, però il problema è che sai, alla Juve servono anche elementi. Sì. Noi... quello che forse anche Conte punta su un esterno e vuole... Ma infatti appunto i nomi poi che girano, vabbè, l'abbiamo già detto, Menez adesso sembra che, allora Menez è in scadenza col Paris Saint Germain, quindi, e non verrà rinnovato da quanto dicono, per cui è in scadenza a giugno, quindi si potrebbe addirittura già prendere a gennaio, sembra, dicono che il Paris vorrebbe 2 milioni, tutto sommato per 2 milioni io comunque uno come Menez lo prenderei, certo. È un po' appunto una testa calda, però come dicevamo insomma di teste calde ne sono passate anche perché Conte è un allenatore particolare, lui esatto. Non gioca lo stesso modulo, lui il modulo lo adotta in base a come gioca la squadra, ecco perché a lui le piacerebbe anche fare il 4-3-3. Perché? Sì. Perché determinate squadre... E Menez sarebbe perfetto per il 4-3-3, per cui sì, perché no? Non vedo però io in Menez quello che ci farebbe vincere la Champions League. Sono d'accordo con te, però anche per me, sì. Però Giuliano, tra lui e Biabiani io prendo Menez. E sulla Mela cosa mi dici? Ecco, bravo. Perché adesso si parlava di Lamela. Bravissimo. Parlavano anche ieri sera, io sì, ho visto un pezzo è un bel giocatore, però deve ancora... Ha 21 anni, credo, Lamela. Sì, no, ma deve ancora affermarsi. Abbiamo visto l'anno scorso il Milan con Ballotelli, che c'era questo che sembrava un fuoriclasse, no? Poi calato... Mi domando, se Lamela, che poi nella Roma aveva giocato bene, perché la Roma l'ha dato via? Per un problema di soldi, per un problema di ambientamento, per quale motivo? Perché... magari anche per un errore, perché secondo me è un errore di gestione, perché la Roma comunque ha dato anche via giocatori. Però Lamela, abbiamo visto nello scorso campionato al Sarawi, che ha fatto un girone di andata strepitoso. Ma lui ha avuto dei problemi, io lo so perché ho dovuto al Sarawi è di Savona, io sono di Savona, lui giocava nel Legino, quindi e lui ha avuto questo infortunio al piede che le ha creato dei problemi non minimi, quindi c'è anche quello da dire. Poi magari sì, c'è stato un problema di inserimento, ha patito un po' il discorso dell'arrivo di Balotelli, eccetera. Quello anche perché il Sarabi è anche giovane. Molto. Sì, ma c'è il fatto che al Milan a volerlo cedere vuol dire che non credeva più in questo grande fuoriclasse. Ma lì dipende un po', adesso nel Milan c'è tutta questa confusione, non si sa la campagna acquisti sì, chi la fa, se la fa Allegri... No. Se la fa Gagliani, se la fa Barbara Berlusconi, se la fa Silvio Berlusconi. E sì, quello è il problema. Quindi sai, magari ci sono quattro sì, teste e quattro orientamenti diversi. So che comunque ha ancora avuto dei problemi a quel piede, quindi sì, in quindi... parte è quello il problema. Peccato, che blocca il Sarabi. A me piaceva. Esatto, che... un bel giocatore. Poi il rifiuto del gol. Ha fatto un'andata strepitosa. Esatto. Io l'ho visto a me fuori personalmente classe. Piace di più di Balotelli. Chiaro che Balotelli poi può risolvere i problemi anche in nazionale, ma... Sì, però caratterialmente non è assolutamente no. Ma poi io non, per carità, ha un gran fisico, è uno che col fisico esatto. Fa, però vabbè. Dicevamo dunque di Lamela, Lamela si è di marzo del 92, quindi ha quasi 22 anni, valore di mercato 30 milioni, quindi mi sembra comunque. Allora, c'è da dire questo, almeno secondo sempre le voci di mercato, il Tottenham sembra interessato a Vucinic. Vucinic è uno dei giocatori che potrebbe partire, come ci diceva il nostro amico Battista prima, ma è una voce che si sta rincorrendo già da un po', proprio perché non è più il titolare. L'anno scorso era titolare inamovibile, quest'anno è stato chiaramente scalzato dal duo Tevez-Llorente. Quindi potrebbe andare via, lì bisogna vedere lui, bisognerà intanto vedere se accetta di andare via, perché comunque lui il contratto ce l'ha ancora. Perché poi... corre voce che lui non voglia spostarsi. Esatto, quindi c'è anche quello. Se però lui dicesse sì al Tottenham, è chiaro che la Juventus avrebbe... Lui non vuole spostarsi, non vuole andare via lui? No. Quindi quello, ma come anche Quagliarella. Lo stesso vale per Quagliarella. Forse, io tra l'altro, adesso con tutto, però forse tra i cinque attaccanti, quello che se proprio devo privarmi di uno, mi priverei di Giovinco, perché Giovinco secondo me... Tra l'altro in questo momento Giovinco è il quinto attaccante. Sì. Cioè, ha un ingaggio notevole. Io mi dispiace esatto. Per lui perché lo conosco, sì, sì, no, conosco i genitori, eccetera, sono anche i miei pazienti, ma e Giovinco lo conoscevo bene perché giocava, lui è dell'87, qualche volta mio figlio che ha giocato nella Juve 3 anni, quando aveva 12-13 anni, ha giocato con lui, giocava con, c'era Lanzafame anche, certo, che è finito un po' meno sì, bene, però...
E Giovinco ha avuto anche delle grosse occasioni, ha dimostrato anche il suo valore. Sì, sì. Piace anche a Conte, però indubbiamente è chiuso in questo periodo, soprattutto Conte è chiuso. Stravede per lui. Sì, però vedi, ormai è, in questo è momento è il quinto. No, ma è quello che ho detto io, cioè che non è che quello che dico io è Vangelo, però non è il gioco della Juventus che favorisce Giovinco sì. Perché lui ha bisogno di spazio, lui. Di spazio, andare via, saltare l'uomo, e lui questi spazi, quelli che giocano contro il Juventus, non glieli danno. Poi deve giocare Giovinco, perché sennò adesso esatto. Ha rischiato anche di compromettere la nazionale, quindi era quasi un punto fermo. No, io nazionale, penso che ai mondiali non andrà. E ho paura anch'io, a meno che non vada, si parlava del Parma. Ma infatti, però bisogna vedere anche se... solo in prestito per esatto, sei mesi sì. per giocare per la... un po' il discorso deve... di Giaccherini, perché tutti ma perché avete dato via Giaccherini? Ma Giaccherini stesso ha voluto andare per poter giocare, per giocarsi il mondiale, chiaro. Ma un giocatore poi... 29 anni come Giaccherini, quando li prendi quasi 8 milioni di euro? No, ma infatti il è stata un'operazione... problema però di Giovinco forse il prestito. 8 milioni di euro sennò... con uno che ha fatto pochissime partite sì, l'anno anche... scorso. Sì, anche perché... Sì, era quella memorabile con Catania, Catania sì, con quel gol. Chi se ne scorda? Però è un grande professionista. Sì, no, un grande professionista. Ma ha dimostrato anche in nazionale. È uno che ricopre parecchi ruoli, perciò un jolly che è interessante per una squadra. Certo.